Ed eccoci, eccoci qua, <ride> eccomi qua. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Inizia stasera una nuova rubrica. Io sinceramente non so quanto andrò avanti, né vi so dire in questo momento se ci saranno se ci sarà un appunt un appuntamenti fissi, date fisse, eccetera. Ma eh, anni fa io lo facevo. Un po' anche come eh, diletto mio, adesso ho sentito proprio l'esigenza negli ultimi tempi di eh, regalare, diciamo così, a chi volesse ascoltarmi, eh, degli, degli input rispetto a dei libri che a me hanno particolarmente colpito. E troverete magari, sarà sorprendente questa cosa, ho deciso di eh, fare tre libri diciamo così, a, a incontro, a puntata, li ho chiamati tre libri per l'anima, direi vero tre libri con anima e per l'anima, perché trovo che ci sia veramente bisogno di eh, incoraggiare la buona lettura e di incoraggiare soprattutto la lettura che, eh, che non sia finta artificiosa, bella esteticamente, come tante delle cose che noi vediamo in giro, ma sostanzialmente eh, senza anima appunto, senza cuore, senza nessun tipo di veramente di vibrazione, perché la vibrazione, dalla parola vibrazione, la parola verbo e quindi la parola parola sono, la parola parola, è interessante, il vocabolo parola sono imparentate, hanno la stessa radice. E quindi ehm, non c'è un, una logica, non c'è un pensiero razionale, ma c'è forse un pensiero laterale, un'intuizione, una scelta anche di cuore, una scelta di campo. Ecco, faccio una scelta di campo, intendo dire che. Eh, promuovo, tra virgolette, nel modo più bello del termine, la parola promuovere significa eh, muovere qualcuno verso qualcosa, no? eh, quindi incoraggiarlo. Promuovo libri che ho amato o sto riscoprendo e libri che ho appena scoperto, perché magari sono appena usciti. E quindi e mi sono deciso di fermarmi a tre, a quota tre, perché sennò insomma, poi diventa una roba. Anche piuttosto pedante, no? Quindi va bene. E ovviamente eh, i libri sono delle sorprese, nel senso che tutte le sere che io farò questo, questa trasmissione, chiamiamola così, questa diretta, eh, non annuncerò prima i libri che, che intendo di cui intendo parlare, anche perché, vabbè, scusate, se no non, non, non vi rovino la sorpresa, non diciamo no, quel libro non mi piace, oppure no, madonna, che me ne frega, no, sto scherzando. Ma mi piaceva l'idea invece di mm, farlo veramente a sorpresa. E ehm, il primo libro, col primo libro partiamo col botto, perché è veramente un, un libro sorprendente. E, io mi auguro che voi, se aveste voglia di comprarlo, questo libro, lo possiate trovare magari, in librerie che ne so, di quelle proprio ruspanti, quelle veramente autentiche, <ride> tipo le librerie veramente di, che ancora portano avanti l'amore per il libro. Nella peggiore delle ipotesi, a cercarlo da qualche altra parte perché questo è un libro che ehm, si, si trova difficilmente in giro. Ma è un libro sorprendente. E dicevo che partiamo col botto perché partiamo con un libro che io. Uh, puntualmente ogni tot di anni rileggo eh, di un autore conosciutissimo. Gli altri due libri saranno di autori, anzi autrici, che uh, hanno un, ovviamente un loro, uh, un loro seguito di persone che le, che le amano, me per primo, ma che non sono certo delle autrici eh, conosciute o di livello internazionale. Lui sì, ovviamente e non è soltanto uno scrittore riconosciuto a livello internazionale, ma anche, credo, uno dei maestri spirituali, degli ispiratori più interessanti che ci siano da molto tempo, e si chiama Di Chopra. mazza che nome difficile. Ecco, e questo è un libro sorprendente che si chiama L'antica saggezza dell'anima, l'aveva eh, ripubblicato poi sempre la Sperling. Eh, negli Sperling Paperbacks credo, ehm, è difficilissimo da trovare, ma è un libro prezioso, splendido, che tra l'altro spiazza veramente molto perché ci parla di eh, due personaggi che a noi sono molto cari e lì, eh, ce ne parla, ciao Monica, Monica Melendez, carissima, ah, sono contento che lo conosci, e ciao Maria. E ce ne parla in una maniera meravigliosa. Chopra è un, un grandissimo eh, amante, non solo dell'esoterismo, della spiritualità orientale, da cui viene, perché lui è di origine indiana, ma anche di quella occidentale. Considera Merlino il eh, maestro spirituale più importante, diciamo così, dopo Gesù, il. Eh, nella nostra cultura e questo libro è un libro ripeto, ripeto spiazzante perché parla dell'addestramento segreto, diciamo così immaginato da Chopra di Merlino nei confronti di Artù Arte, Artù Semola di della Spada della Roccia e, e ne parla in termini che sono molto più simili a quelli di un maestro zen che non di un diciamo così di uno stregone di un mago a cui siamo abituati del resto ehm, credo che i druidi a cui merlino eh, appartenne sia che sia esistito sia che fosse un titolo onorario era non penso che fossero molto più teneri dei maestri zen eh? e quindi intanto saluto un po di persone grazie Maria che ci dai questo, già subito questo feedback che è un libro splendido oh Giulia ciao Ecco qua, sì, su IBS forse si trova ancora, anche su eBay, la versione io, allora io ho la versione proprio originale, quella che tra l'altro è molto bella anche a livello di carta perché la spelling è comunque una grande qualità ed è la versione che è uscita in Italia proprio nel 97, poi so che è stata ripubblicata in una versione tascabile, appunto, adesso può essere che lo troviate, eh, ho visto su Macrolibrarsi, su giardino dei, Ma dei libri, eccetera, eccetera, non giardino dei maghi, giardino dei libri non è ancora disponibile. Però se avete se vi piacciono anche i libri vecchi, avete qualche libreria esoterica o comunque che ha questi testi vicini o potete anche provare a telefonare se siete in zona libreria l'alchimista oppure comunque se volete provare su eBay è probabile che riusciate a trovarlo. Allora, ehm Deepak immagina 20 lezioni nelle che nelle quali Merlino insegna ad Artù Anzi, cancelliamo questa parola insegnare, che è bruttissima letteralmente da un punto di vista eh, del significato simbolico, perché significa incidere, ma che chiede ad Artù di mostrarsi, che eh, educa, quindi educare significa invece trarre, estrarre l'essenza, no? quindi permettere all'essenza di venire fuori, un po' come Michelangelo con la pietà, quando dice che lui ha semplicemente liberato la statua dalla pietra ecco e vediamo um, scusate intanto prova a spulciare leonora <ride> vediamo chi c'è ciao ciao giovanni e um, ok ok dopo no, 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 maria eh, dopo no, dopo ne parliamo di altri libri di ipac ma non vogliamo nemmeno. Eh, mh, come dire, dare tutta l'attenzione a lui perché comunque i libri sono tre e, 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 e tutti e tre questi autori sono meritevoli di grandissima attenzione. Comunque, grazie, poi lo, lo rimando magari il tuo consiglio. E stavo dicendo che eh, quindi immagina l'addestramento di mh, Artù, come 20 lezioni, queste 20 lezioni che sono 20 momenti nei quali eh, Artù da discepolo. Come qualsiasi dicevano di un maestro, ehm, quasi come se fosse un po' in uh, eh, Ralph Macchio in Karate Kid, <ride> oppure Luke Skywalker col maestro Yoda, ecco, in, in cui ehm, Merlino addestra eh, Artù, ma non destra soltanto a livello fisico, fisiologico, eh, quindi come addest un addestratore di un campione di karate futuro, ma lo addestra dentro, lo addestra nell'anima, lo addestra nel cuore e, e lo invita a uh, spazzare via tutti quelli che sono gli ostacoli, un po' come nella forza del campione nel, nel libro di Milman, uh, Guerriero di Pace, eh, manuale del Guerriero di Pace, a buttare via tutto quello che osta, ostacola. La sua crescita e lo fa in una maniera soave, spesso usando un linguaggio che ci ricorda il merlino solito, beffardo, ironico, eh, notoriamente sanguigno. Spesso invece usando eh, quasi una sorta di eh, imperturbabilità da maestro zen orientale, da samurai, che eh, ci colpisce molto. Ovviamente usa. Ehm, delle metafore meravigliose e usa delle intuizioni meravigliose. Volevo leggervi per esempio l'inizio della lezione 17 e in ogni lezione c'è un incipit, c'è una sorta di uh, anticipazione o comunque di essenza, di succo di quello che è eh, la lezione. Dice i ricercatori non si perdono mai perché lo spirito è sempre in contatto con loro, il mondo dello spirito offre continuamente indizi ai ricercatori. Per quasi tutti i mortali questi indizi sono coincidenze. Ma per un mago non esistono coincidenze. Ogni evento mette in luce un altro strato dell'anima. Lo spirito vuole incontrarti. Per accettare il suo invito devi essere indifeso. Quando ricerchi, inizia dal tuo cuore. La grotta del cuore è la dimora della verità. E Merlino in questa lezione <coughs> sembra quasi... Mi ricordo, sembra quasi gioire dei contrattempi che ha Artù e di, cui, di, tutti, i suoi, di tutti i suoi impacci, di tutti i suoi problemi. E gli fa capire che ehm, tutto quello che accade serve a rivelare una parte di sé e ad andare oltre quelli che sono i ehm, condizionamenti, e tutto quello che lui pensa che sia il giovane Artù, il giovane Semola, ok? E, ehm, ed è come se lo accompagnasse a volte usando il bastone, a volte usando la carota, in maniera veramente ehm, attenta e amorevole, e quindi io ve lo consiglio veramente questo libro adesso che volevo leggere un altro pezzo, <coughs> ricordatevi eh, che l'antica saggezza dell'anima. 20 percorsi spirituali c'era cioè l'intestazione della prima edizione. 20 percorsi spirituali per fare della tua vita un'esperienza straordinaria. Ecco. Eh, Forse una delle cose che ha fregato questo libro e che invece sarebbe stato molto appetibile fare, è stato quello di non ehm, scrivere ness da nessuna parte, se non dietro, in trafiletto, ehm, che questo libro parlava di Merlino. Noi siamo ehm, nella nostra cultura, eh, Merlino e Artù, che sono la metafora di quello che è eh, l'uomo risvegliato, e eh, colui che poi. Si risveglierà e troverà la sua missione. Sono due archetipi potentissimi nel nostro immaginario. Tutto quello che viene dalla, dalla diciamo così, dall'esperienza che riguarda la Tavola Rotonda, che, di cui Artù è il fondatore, su ispirazione di Merlino, della ricerca del Graal, e sono dei nuclei portanti della nostra ricerca spirituale. Sono delle metafore incredibili. Ok, e, ehm, e quindi forse. Diciamo così, una volta tanto avrebbero potuto pure farcelo capire perché ehm, è un titolo meraviglioso. Che ovviamente, tra l'altro, il titolo originale degli, in inglese, questo libro si chiama The Way of the Wizard. In realtà, eh, conserva proprio quello che sto dicendo in inglese: no? La strada del mago, eh, la via del mago. Forse sarebbe stato più appetibile, per quanto il titolo è bellissimo perché l'antica saggezza dell'anima. Adesso voglio leggervi un altro inizio. Che è molto, molto, molto moderno e molto interessante. È la lezione 8 dove ehm, Merlino cercherà di far capire ad Artù che cos'è il potere. Eh, minchia, mica pizza i fichi. Il potere è una lama a doppio taglio. Il potere dell'ego è tutto teso al controllo e al dominio. Ma il potere del mago è il potere dell'amore. La sede del potere è nel profondo di sé. L'ego. Ci segue come un'ombra oscura, il suo potere ci intossica e dà assuefazione, ma soprattutto è distruttivo. L'eterno frastuono del potere però ha termine nell'unità. E da qui poi parte tutto, una, tutta la lezione su quello che è il potere e su cosa invece è l'amore. E Quindi io ve lo consiglio vivamente. Tra l'altro, un libro che vi ripeto: io ho letto 3-4 volte a distanza di anni. Questo l'ho riletto durante la prima prigionia dorata chiamata Lockdown, dopo anni che non lo aprivo, l'avevo ritrovato, avevo ripreso a far meditazione. Vi assicuro che eh, mi sembrava di avere che fosse un altro libro. Sapete che benissimo. Tutti quanti voi, tutti quanti noi e tutti quanti voi ab abbiamo e avete sperimentato che. Ci sono dei libri magici che, eh, a seconda dello spazio in cui noi siamo, dello spazio interiore in cui siamo, della fase della nostra vita in cui siamo, si mostrano in modo differente. L Antica soggezza dell'anima di Papciopra, porca miseria sono riuscito a dirlo giusto, e della Sperling, che okay? una volta si chiamava Sperling e Cuffer Editori, adesso credo che sia solo Sperling, che è la casa editrice tra l'altro che pubblica anche, ha pubblicato molti libri di Walsh e di altri grandi... Maestri spirituali. E adesso andiamo avanti e eh, entriamo invece in un panorama che è quello italiano. Eh, le due autrici che io vi proporrò stasera sono diversissime tra di loro. Ho, sono onorato e eh, immensamente grato alla vita di, di conoscerli di persona, sono persone che, che amo molto, diversissime, vi dicevo, diversissimi sono i libri che hanno scritto, diversissime l'indole, diversissima l'energia, ma due energie meravigliose, eh, di grande squisitezza e di grande centratura. Ehm, quello che vi volevo suggerire stasera è un libro di Elisa Renaldini, il libro di Elisa Renaldini che si chiama Riaccenditi pubblicato è un libro recente perché è del 2019 pubblicato da Anima Edizioni di Jonathan Falcone e, e il libro di Elisa è mh, diventato in, più attuale nel 2020 forse nel 2019 perché mai come in questo periodo abbiamo un bisogno enorme di riaccendere quella che eh, scherzosamente Elisa eh, su suggerimento di un amico che le chiedeva se, se fosse un manuale per accendere la caldaia, e in un certo senso lo è, per riaccenderci. Riscoprire, dice il, il sottotitolo, riscopri la tua natura più autentica e vivi la vita che vuoi. Allora, eh, Elisa ci porta attraverso questo libro, eh, che tra l'altro è una copertina semplicissima, ma la trovo molto bella, molto efficace, che ricorda appunto il fuoco, a... Eh, ritrovare contatto con la nostra energia vitale con il nostro ehm, con il nostro centro vitale e ehm, dicevo che questo libro è particolarmente attuale proprio perché in questo momento storico stiamo vivendo una situazione nella quale ehm, tutto quello che è vitale tutto quello che è sano tutto quello che è eh, empatico creativo vibrazionale ehm, in nome di una presunta comfort zone o di una Reale, diciamo così, situazione viene sacrificato all'altare di questo e, e, e non solo viene sacrificato um, provocando dei danni, in diritto ci sono il, ces, il danno emergente e il lucro cessante. Allora, quindi, non, che sono due concetti molto interessanti, io volevo spiegare velocemente, faccio un po' il giurista della situazione, faccio il maestrino, perché quando noi subiamo un danno. Subiamo un danno non soltanto per qualcosa che non abbiamo, avremmo dovuto averci cioè e non ce l'abbiamo, ma per questo danno potrebbe anche essere un danno futuro, perché non avere quello che avremmo dovuto avere ci può portare anche delle conseguenze collaterali future ed è esattamente quello che sta accadendo. Quindi eh, non solo sta eh, menomando, diciamo così, tutto quello che è il nostro sistema immunitario, tutto quello che ha a che fare con la vita, ma nello stesso tempo noi non sappiamo neanche... Eh, Presumibilmente pagheremo dazio, qualcuno pagherà dazio per quello che in questo momento ci viene negato, perché a un certo punto l'energia si prende la sua rivincita, l'energia vitale. Il corpo ha bisogno di accendersi, il corpo ha bisogno di buttare fuori, il corpo ha bisogno di vivere e di sperimentare anche situazioni di disagio. Questo è uno dei principi fondamentali, non soltanto dell'omeopatia, ma anche della medicina germanica e non solo. In realtà, anche della medicina antica, non a caso la parola febbre significa fuoco, per esempio, no? Quindi, abbiamo veramente un bisogno di uscire e di sfogare, di spurgare il nostro corpo perché il nostro corpo è un po' come, come quando spurghiamo i caloriferi, no? Perché eh, è rimasta dell'acqua stagnante. Allora, questo volevo leggervi, mm, non è lunghissimo ma vale la pena, anzi vale la gioia, a me non piace l'espressione vale la pena, è ehm, un pezzo di Riaccenditi che ha a che fare col capitolo 23 che si chiama L'infinita vastità interiore. A volte rendersi conto dell'essere meraviglioso che si è è quasi impossibile, non veniamo abituati a ricevere dei rimandi particolarmente positivi. E il problema è dato dal fatto che lo spettro di visuale dell'altro è limitato a ciò che egli è. Se ci si identifica attraverso la visione che ci rimandano di noi, avremo una percezione limitata di ciò che siamo. L'unica possibilità è trovare uno specchio più pulito, che ci rispecchi più fedelmente, che abbia in comune con noi le stesse doti e le stesse qualità, così che ce le possa mostrare. Ma in linea definitiva, l'unico vero modo è riuscire a rispecchiare se stessi vedendosi oltre quello strato di problemi, di difficoltà, di limiti, di presunti fallimenti e di obiettivi realizzati. Bisogna andare oltre il dolore per le cose perdute, oltre le, le aspettative deluse, oltre i sogni infranti, oltre le ferite ricevute da chi amavamo, oltre gli abbandoni, le separazioni, i lutti, i tradimenti, gli amori finiti o sbagliati di un pelo, sui quali avevamo investito tutto. Bisogna riprendersi da un'immagine di noi distorta, offuscata, abbruttita, lacerata, macchiata da episodi che ci hanno messo in ginocchio. Quando riusciamo a tuffarci nella nostra profondità, dove pare esserci buio, ma in realtà c'è solo eternità e vastità, iniziamo a percepire un, sa un sapore diverso di noi, una fragranza nuova, ma che c'è sempre stata. Perdiamo così tante energie in cerca di conferme, di qualcuno che ci mostri quella bellezza che non riusciamo a vedere. Trascorriamo così tanto tempo nell'attesa di essere riconosciuti e visti per l'unica ragione che non siamo in grado di ritrovarci, per quanto siamo smarriti in questa dimensione di perdizione e di sconforto. L'unica mano che si può muovere verso di noi per accarezzare quel viso che implora amore e attenzione è la nostra. Ci riflettiamo nell'altro attraverso il modo in cui amiamo e ritroviamo noi stessi solo in presenza dell'altro, nei momenti in cui agiamo il nostro essere vitali, vivi, pieni d'amore e di talento, di passione e intensità. No. Non tutti sono appassionatamente accesi, ma sono proprio queste anime che langono e soffrono per la mancanza di conferme. Sono talmente tanto dentro che non sono in grado di vedersi, neppure a loro pare vero essere così ricchi, e questo è il vero inganno. Ogni tanto accade che l'attenzione di queste anime si sposti dagli altri per vedere quanta forza e quanta umanità hanno manifestato in ogni incontro, in ogni relazione, e interazione, a prescindere dall'interlocutore. L'intensità è una dote che non può essere offuscata e non si spegne, esiste di per sé. Qualcuno può farci credere che si manifesti solo in virtù della personale presenza in quanto partner, compagno, amico, coniuge, ma non è così. Levato il riflettente umano, pare svanita anche ogni nostra abilità, ma in realtà è ancora lì che aspetta di essere vista, elodata, adorata o sannata da noi stessi. Vedendo quanto siamo e quanta ricchezza conteniamo, è impossibile non esplodere in un pianto di gioia e di dolore assieme. Dolore per la follia di non aver continuamente visto tutta quella preziosità insita intrinsecamente in noi, al di là di tutte le circostanze e di tutte le interazioni, e gioia per esserne stati tutt'a un tratto invasi, rimanendo sconvolti di fronte a tanta grandezza. Quando l'anima si manifesta, è come una presenza vastissima che ci abbraccia e ci circonda, ci contiene e ci lascia stupefatti sorpresi e persi in questo spazio sconfinato, ricco e denso, profondamente amorevole. Quanto poco passa di noi da quella dimensione eterna e infinita attraverso innumerevoli filtri mentali dentro la mente, dentro l'intricato e contorto labirinto dell'ego, giù fino al corpo e ai sensi. Pensieri, immagini, ricordi, emozioni, sensazioni e sogni. E ancora traumi, vissuti, cicatrici, condizionamenti. Ma noi non siamo questo. Se vogliamo veramente vederci, dobbiamo guardare al di là, percepire oltre, intuire altrove, sentire un altro noi che è in questo mondo, ma non è di questo mondo. Il coraggioso e rivoluzionario atto di vederci apre le porte a un nuovo paesaggio. E a un paesaggio ci vediamo da noi stessi, attraverso gli occhi della nostra eternità. Questo è il paesaggio. Ed è tutto un altro vedere, un altro sentire, un altro capire. L'incontro con noi stessi è sconvolgente e ci riapre la percezione di chi siamo. Non è una fissazione egoica, non è vanagloria, non è sentirsi superiori agli altri, o indifferenti alle situazioni, impassibili o distaccati, è, anzi, scendere ancora più in profondità nel sentire e nell'amare, espandendosi in un'essenza che emana da noi, verso noi stessi e verso il resto del creato. Eh. Questa è Riaccenditi, Elisa Renaldin, Anima Edizioni 2019. <ride> Maria, <ride> grazie a te. E quindi, ecco, questo era il secondo libro che volevo consigliarvi. Un libro che ha uh, la stessa energia del fuoco, l'energia della sua creatrice, della sua scrittrice. Elisa è una scrittrice, una una coach teatrale, una divulgatrice che in questo momento tra l'altro si sta esponendo in prima persona con molto coraggio, eh, un po' da, nel suo, nella sua indole guerriera. E, e quindi vabbè, eh, ve lo consiglio vivamente. E adesso arriviamo all'ultimo libro di stasera. Ma quanti minuti? Ma, 25 minuti, ma sì, ma infatti la, la mia intenzione è di non di non fare più di 35-40 minuti, perché beh, va bene, insomma, ha senso così. E questo è un libro completamente diverso, ma ugualmente intenso. <ride> è proprio vero che ognuno ha la, la sua unicità e ognuno nel momento in cui trova la propria, ehm, la propria corda di espressione, quello che è il, eh, che è il proprio timbro espressivo, eh, mh, nascono meraviglie, mirabilie. Eh, nascono scintille di, di verità, di amore. Il libro di eh, Maria Antonietta Scarafile per gli amici Mietta, che finalmente si è deciso, si chiama anni dall'anima. Il sottotitolo lascia ben sperare perché c'è scritto Semi di consapevolezza, volume primo. Quindi, noi tutti speriamo e siamo sicuri che questo sarà solo il primo di tanti regali che Mietta ci farà. Allora, eh, che cos'è questo libro? Credo che eh, ovviamente l'autrice eh, che si è autoprodotto questo libro che è appena uscito perché è del 2020, da, da qualche mese, ehm, si è finalmente decisa a raccogliere le cose preziose che lei ha regalato sul web e a se stessa, nei suoi diari, a, eh, alle persone. Eh, perché? Perché niente, è come se si fosse, è stata come un diamante grezzo che ha dovuto, e si sta piano piano riconoscendo per quello che io penso, quello che sento di lei, riconoscendo di essere un regalo per il mondo, e un regalo per, per tutti quelli che, che la seguono, che amano leggere le sue cose, che sono moti dell'anima, che sono espressioni, semi di consapevolezza. Input, insider, veri e, propri, ehm, veri e propri, scintille di fuoco e di amore. E credo che eh, lei piano piano si stia decidendo, si sia decisa finalmente a eh, far sì che, che quello che lei scriva diventi anche qualcosa che resti, diciamo così, al mondo a chi la vuole seguire. E eh, non, non possiamo definire le sue delle poesie, anche se che cos'è la poesia? In un certo senso le sue sono poesie, ma sono dei momenti di, di grande consapevolezza, appunto dei, dei semi di consapevolezza che eh, aprono squarci spesso nella nostra di consapevolezza. Sapete che c'è un gioco fortissimo di corrispondenza d'amorosi sensi tra le anime. Eh, quello che noi ehm, percepiamo dall'esterno e che ci risuona, eh, appunto, come dice la parola stessa, provoca una risonanza dentro di noi a sua volta ha un, un effetto virtuoso. Io volevo leggervi alcune cose di Antonietta che, che è spesso molto um, breve, Zen, eh, il suo, la sua modalità di leggere mi ricorda tanto quel minimalismo di una profondità estrema, la Emily Dickinson, eh, paragone cortissimo. Allora, ci sono parole che arrivano al cuore come musica ed entrano dentro senza bisogno di conoscerne le note. Questa mi piace moltissimo, la 163, e dice, li vedi bambini? Loro ricordano di essere tutto, per questo ora sono il fiore, ora l'ape. Ora l'acqua, ora il sole. E per questo ora giocano a fare l'astronauta, ora il cuoco, ora il supereroe o la principessa, ora l'insegnante e un solo istante dopo l'imbianchino e poi lo scienziato e l'elettricista. Loro ricordano. Ricordano di essere il tutto che si manifesta in ogni cosa. Ricordano di non essere ciò che fanno. E tu invece, quando hai cominciato a credere di essere ciò che fai? Quando hai cominciato a confondere ciò che fai con ciò che sei? Quando hai dimenticato di essere manifestazione del tutto? di essere tutto. Vediamoci qualche secondo per leggere se c'è qualcuno. No, ci sono c'è una splendida scoperta di Maria. C'è un ciao fra, ciao, ciao Arianna. Stefano, per giungere al nostro nucleo è necessaria la meditazione. Eh, sì. Eh, bisognerebbe capire ovviamente che cos'è la meditazione perché la meditazione non è una tecnica di per sé le tecniche sono degli strumenti di meditazione sì. eh, ci sono grandissimi mistici che non hanno meditato un giorno eh, eppure sono arrivati a delle profondità incredibili dell'essere di se stessi e ognuno ha una, una strada certo, cioè io da da Meditatore da 30 anni, da ex tra virgolette, mi <ride> è mai piaciuto fare tra virgolette così ex discepolo di osho. Non perché non, non ami più osho, ma perché non mi sento discepolo di nessuno e di niente se non della vita. Beh, eh, non negherò mai sicuramente l'importanza enorme della meditazione. Durante il primo lockdown, eh, la meditazione ma come dire, ma ha salvato la vita, no? però. Intendiamoci su che cos'è, e non è proprio così semplice. No? E, um, vi dicevo di questo libro che Mietta si è autopubblicato e che um, trovo sia un imprescindibile questo libro perché è come se lei avesse la capacità. Di eh, dire in maniera molto semplice una serie di cose che, eh, che arrivano diritto al cuore, cioè non c'è mediazione, <coughs> non c'è eh, nulla che sia che venga dalla mente, secondo me, dalla mente cosciente, se non la mente che eh, è diventata al servizio dell'essere come dovrebbe essere, gioco di parole non ho voluto. Adesso vi leggo qualcos'altro. Se offrirai gioia quando non la sentirai, se offrirai amore quando invece vorresti tanto riceverne, se offrirai gratitudine quando ti sembrerà di non avere alcun motivo per averne, se offrirai felicità quando le lacrime righeranno il tuo volto, se offrirai salute quando il tuo corpo ti farà sentire altro, se offrirai gentilezza, pazienza, comprensione quando tutto e tutti ti appariranno avversi. Se alzerai le braccia al cielo e farai questo, tutto ciò che offrirai ti tornerà benedetto e moltiplicato. Ecco qua. Se resti invece di fuggire, se ti permetti di sentirlo tutto quel dolore, se rimani in silenzio mentre ti parla, se lo attraversi senza fretta, una volta uscito, non sarai più lo stesso. Eccolo qua, mi chiedono che libro è. Immagino che ci si riferisca a questo: questa istantanea dall'anima. Se volete averlo, immagino che lo scriviate a Maria Antonietta, Maria Antonietta Scarafile. Ed è un libro autoprodotto. Immagino che ci sia, mi sembra di ricordare che si trovi anche online però magari lo prendete da lei se avete desiderio di farlo adesso io vi lascio con l'ultimo pezzo che avevo selezionato eccolo questo a me piace moltissimo perché questo pezzo, questo seme di consapevolezza. Intanto, vediamo cosa dice. <ride> Oddio, come faccio a rispondere a questa domanda? <ride> Dovrebbe rispondere Mietta, immagino, o oh, oh, ti riferivi a Elisa. Comprendo che le risposte siano da trovare dentro. Ma c'è un tempo per ogni cosa, e se vedi qualcuno che non sa nuotare, che sta affogando e chiede aiuto, anzitutto tendili la mano. Poi, dopo solo che è in sicurezza, solo dopo che è in sicurezza e in grado di ascoltare, consideri di imparare a nuotare. Bene, e siccome io ho beccato, niente a caso, come direbbe Merlino D'Artù, ho beccato la 165, mi sembra la chiusura migliore, la chiusa migliore. <ride> Perché dice, più senti, meno hai bisogno di dire. Ok. Io vi ricordo questi tre libri. Ve li ricordo... Istantanea dell'anima, Maria Antonietta Scarafile e Di Paccioppa... L'antica saggezza dell'anima e poi Riaccenditi di Lisa Rinaldin. Mi auguro di avervi stimolato, acceso un po', infuso un po' di curiosità. Intanto... ok. Sì, questo libro trasmette molto alle persone che, a cui arriva, trasmette molto lei con i suoi post, ma con la sua essenza. Silvia, ciao, un bacio grande. Ok, 36 minuti, manco l'avessi fatto apposta, avevo detto 35-40 minuti, quindi più senti, meno hai da dire e quindi vi lascio con questo Aiku <ride> o koan, no è un Aiku. Buona serata a tutti, ci vediamo prossimamente su questa rete, come si diceva una volta. Ciao Elisabetta, ciao Marco.